Buongiorno ragazzi e benvenuti a un nuovo episodio sui pack sui trattori. Sono Mike senza nome e quest'oggi vi faccio un piccolo speciale sui trattori John Deere. Eh sì, analizziamo tre trattori John Deere, ma a quanto pare i trattori John Deere hanno un unico problemino, che sono tanto ma tanto ma tanto sfigati su questo nuovo Farming Simulator. Infatti fino ad ora non c'è un modello che sia abbastanza decente o completo sotto tutti i punti di vista. Quello che posso dire invece è che comunque adesso, a differenza degli altri episodi dove divido i trattori in base a età, diciamo, e potenza, anche qua verrà fatta una divisione di quel tipo, ma soprattutto in base a quanto è completo e quanto è godibile come modello di gioco. Infatti ci sono alcuni modelli che sto analizzando che alcuni sono direttamente dentro il gioco, altri invece si trovano sui vari siti di mod, non sono per niente completi, sono fatti male, hanno un sacco di difetti e insomma bisogna effettivamente aspettare ancora prima di avere dei modelli che siano decenti. Dunque, quest'oggi potete vedere che qui sto guidando un 6115M, molto bello, molto molto valido come trattorino, ma adesso vi faccio vedere quella che è la gamma di quest'oggi. Iniziamo subito dal 9630. Questo trattorino si trova nella categoria delle mod, ma poi vi spiego tutto. Nella categoria della mod interna dentro il gioco. Poi abbiamo appunto il 6115, che è una mod esterna. E ancora nella categoria beta troviamo il 7430, che in realtà è anche il 7530. Iniziamo subito ad analizzarli. E in questa classifica sono stati messi onestamente in base al livello di grezzaggine, dal più grezzo al meno grezzo. Quindi mettiamoci subito all'opera e vediamo come siamo messi. Iniziamo quindi dal più grande tra i tre John Deere che vediamo quest'oggi, il 9630, ma anche il più grezzo in assoluto. E questo trattorino si trova nella categoria mods, nella categoria beta all'interno del gioco. Inizia con 450 euro al giorno, 530 cavalli, è un'unica versione con 1300 e passa litri di carburante e una velocità di 43 km/h. Il noleggio ha dei prezzi spropositati, il prezzo di base è di 218.500. con le doppie ruote, quindi lo compriamo così com'è. Standard e doppie ruote e standard hanno esattamente lo stesso costo, quindi prendiamo anche lo standard. Pese alle ruote e triple ruote addirittura. Se vi piacciono le cose grosse, beh, questo direi che è decisamente un trattore che fa per voi, anche se iniziamo subito a valutarlo e vedere un attimo. Potete vedere che appunto è ancora nella fase beta, quindi le texture sono inesistenti praticamente, c'è solo un modello poligonale fatto anche abbastanza grezzamente. Potete vedere che ci sono un bel po' di intersezioni tra i vari poligoni che non sono per niente il top e le luci non sono neanche minimamente realistiche, ma questi sono dettagli, vi ripeto che è in beta, verrà sistemato prossimamente. Guardate anche qua, tutto plasticoso, tutto dritto, privo di dettagli. Comunque abbiamo la versione di base a doppie ruote, versione a una ruota, anzi ruote standard perché si chiamano così. Poi abbiamo le pneumatici larghi con i pesi alle ruote ed infine triple ruote. Cosa si può dire? Beh, iniziamo subito andando sul modello doppie ruote. Saliamo a bordo, potete vedere che il trachiere funziona ma i dettagli sono lo stesso. Molto molto scarsi, molto inesistenti oserei dire. Non c'è una plancia di comando, è inesistente anche quella. John Deere, bene, fin qua ci siamo, avevamo capito che era un John Deere. Cosa si può dire? Facciamolo partire e sentiamo come suona. Ha un audio tutto suo particolare, direi che sotto questo punto di vista ci siamo, va bene così. Fa l'effetto fumo, buono. Accendiamo un po' di luci. Luci frontali, semplici. E luci posteriori. E basta, ovviamente, non altro. È uno di quei trattori che appunto sono snodabili. Il suono è molto, molto ben fatto su questo trattore, devo dirlo. Molto ben fatto. C'è questo problema che la luce ultima a destra c'ha la lampadina bruciata perché funziona a tratti a momenti, a momenti sì, a momenti no.
Quindi andiamo a farci un giretto. Ok, ok, ha anche le luci complete, che mi ero sbagliato, perché ce le ha molto laterali, ce le ha la fase di luce normale, standard, poi abbiamo le posteriori e poi ha le complete, che complete in realtà non sono altro che le standard potenziate più le luci laterali. Comunque si sporcano le gomme, si sporca anche il modello. Direi che è un bel trattorino, ma è ben lontano dall'essere completato. Adesso gli facciamo fare qualche lavoretto, ha delle icone un po' strane. Non si poteva mettere l'icona semplice normale del trattorino in basso? No, ci deve essere proprio quella del modellino. Sono piccolezze che magari possono dar fastidio, ma magari alcuni sinceramente non gli frega niente. Intanto io direi che questo trattorino è una valida alternativa a un buon trattore. Il modello poligonale è veramente carente al momento. Aspettiamo e vediamo un po' quello che può fare e come può essere sviluppato. Dato che è dentro all'interno del gioco nella categoria mod, io mi aspetto che comunque venga fatto un buon lavoro e venga effettivamente sviluppato in maniera adeguata. Questo è quanto per il 9630, passiamo quindi al successivo. Il prossimo trattorino sulla nostra lista è il 6115M, sempre della John Deere appunto. Abbiamo la versione base che parte da 110.000 euro con 115 cavalli, 250 euro al giorno di manutenzione, 290 litri di serbatoio, una velocità massima di 40 km orari, quindi la compriamo e poi possiamo mettere il caricatore frontale per altri 800 euro, niente di particolare, pneumatici larghi e stretti. E direi che questo è quanto praticamente per il 6115. Adesso vediamo come si presenta effettivamente. Ed eccolo qua, il 6115M davanti a noi in tutte le sue versioni. Iniziamo subito ad analizzare l'aspetto esterno. Allora, potete vedere che c'è questi riflessi che sono troppo riflessi. Cioè, ragazzi, ho capito che è metallizzata la vernice e tutto quel che volete, ma guardate che roba! Cioè, veramente incredibile. Le texture non sono proprio delle migliori, le luci non aiutano. È un bel trattorino, le luci frontali sono ben fatte e anche i piccoli dettagli, però bisogna lavorarci un attimo su questi colori che secondo me sono troppo riflettenti, è un metallo troppo un verde strano, troppo riflettente. Per il resto analizziamo subito la gamma e abbiamo appunto lo standard con caricatore frontale, standard con pneumatici larghi e pneumatici sottili. Abbiamo pneumatici larghi e sottili. Non c'è nulla da particolare da dire su questo trattorino. Adesso lo analizziamo subito, vediamo com'è la versione. Potete vedere che quella con il caricatore frontale ha questo scudo davanti. E prendiamo quindi la versione standard. Siamo sul tratto ronzo. Questo tratto ronzo ha come difetto il fatto che gli specchietti, in base a dove giri la testa e come ti muovi, si oscurano da soli. È una versione 1.0 a dire la verità, però come potete vedere non è molto completa. Le texture interne sono abbastanza buone e dettagliato. C'è quel movimento là dietro che potete vedere, c'è un flickering praticamente delle texture che non è proprio il top da vedere. Ah, interactive control, questo trattorino si possono aprire varie portiere, vetro di qua, vetro di là, e vetro anche di qua. E intanto sentiamo come va il motore. Il suono è personalizzato del motore. Non gradisco per niente, ad essere onesto, quel parabrezza sporco a metà e così, insomma, dove si vede che praticamente è stato acceso il tergicristalli. Non mi piace per niente, ad essere sinceri. Però, anche perché volendo non si può pulire più di così, quindi mi tocca sempre guardare attraverso quel triangolino del cacchio. La prova esterna, allora, delle luci. Abbiamo le luci normali, posteriori e anteriori complete. Le luci sono
al loro posto, direi tutto a posto, tutto bene. Adesso direi che ci facciamo un bel giretto e vediamo come si comporta su strada. Quindi sentiamo il motore e facciamoci questo giro. Le sospensioni direi che funzionano più che bene, tutto regolare. Potete vedere anche l'animazione della mod del Dirt Control. Il tire dirt sta funzionando, si sta sporcando benissimo, nulla da dire. Allora, se si usa prettamente da fuori questo trattore, direi che se si riesce a superare quella fase dove appunto c'è questo discorso che è troppo magari riflesso sulla carrozzeria, è anche un bel trattorino. Come dicevo, comunque è una versione 1.0. Spero che ci mettano le mani e lo sistemino ancora un pochettino. Per il resto io direi che per quello che deve fare, per quello che vale, funziona più che bene. Anzi, facciamoci un giretto e andiamo a trovare il nostro amico da quell'altra parte. Possiamo vedere che qua c'è il 9630 che ha finito di arare il campo. Guardate come viene riflesso male il 9630, veramente orrendo, non si può vedere. E non c'è nessuna traccia di sporco sulla carrozzeria del 9630. Probabilmente ci metterà un bel po' di più, proviamo a vedere un attimo. Sì, a 0,2 ore di lavoro. Vabbè, non dico altro, speriamo solo che appunto si sporchi. Nella descrizione dice che si sporca il 9630 e anche il 6115. Quindi il 6115 è un bel trattorino, ha un problema di riflesso non ai livelli probabilmente del 9630, ma il 9630 è ancora in fase molto primordiale. E l'ultimo trattoronzo della serie per quest'oggi è il John Deere 7030 Premium. Parte da 150 euro al giorno di manutenzione, 190 cavalli, 385 litri e 50 km orari. Direi che siamo su buoni valori, decisamente un trattore intermedio decente, però vediamo come si presenta effettivamente. Niente caricatore frontale, 7430 standard, 120.000 euro. E passiamo subito poi al 7530, che a differenza di quell'altro si passa da 290 cavalli a 209 cavalli, quindi pneumatici standard. Ed eccola qui la gamma completa del 7030, che parte dal 7430 e finisce con il 7530. Però vi ricordo che anche questo è un trattore che si trova ancora nella sezione beta dentro il gioco e di conseguenza c'ha ancora alcune cose da sistemare. Innanzitutto, la carrozzeria mi piace, non è riflettente come quell'altra, molto bene. Le luci sono un po' strane, si vedono direttamente i LED e non ci sono minimamente, non c'è qualcosa che copre praticamente la lampada. Va bene così, forse, non lo so. C'è i dettagli, sono buoni, le texture sono buone. Poi potete vedere che abbiamo il trattoronzo standard. Abbiamo il trattoronzo standard con caricatore frontale, abbiamo il trattoronzo con doppie ruote posteriori e pneumatici sottili. Questo è il 7430, ma da quest'altra parte abbiamo il 7530, che però è ancora 7430 sulla carrozzeria. Quindi ecco, questa è una piccola falla. Abbiamo quindi standard, poi abbiamo doppie ruote, pneumatici stretti, e qui possiamo vedere la comparazione tra il 6115 e il 7530, a dire la verità, perché questo non è il 7430 ma è il 7530, anche se quando salgo sul trattore mi compare addirittura 70.030, perché la serie, ma non è mica specificato che non è quel modello esatto. Comunque stavo guardando il colore di verde, che è tipico di John Deere, che deve essere verde, ma ha una certa tonalità di verde, e tra i due trattori non è minimamente lo stesso colore. Questi sono piccolezze e dettagli, mi piace essere pignolo su certe stronzate, però le cose sono così. Se mettete due John Deere uno accanto all'altro, potrebbero non avere lo stesso colore. Mentre il 9630 e il 6115 hanno lo stesso verde, questo ha un verde diverso.
Come dicevo, non c'è manco un John Deere che possa essere uguale e funzionare allo stesso modo. Entriamo dentro questo trattoronzo, compare 70 e 30 premium, anche se un 74 e 30. Abbiamo appunto un po' di personalizzazioni. Innanzitutto le texture interne sono molto buone, anche l'usura del sedile è molto buona. Veramente questo si vede che è stato curato molto di più nei dettagli. Facciamo una cosa del genere, facciamo partire il motore. Suono personalizzato anche per questo tratto rozzo, spostiamoci in avanti. La dashboard potete vedere che funziona finché si guida. Molto belli questi dettagli, decisamente. Poi, usciamo fuori, accendiamo le luci. Anteriori, posteriori. E anteriori complete, decisamente un bel effetto, anche se, come dicevo, le luci anteriori non hanno la lampada effettiva sopra. Quando si accendono in maniera completa e molto bella, niente da dire. Niente da dire, per come dicevo, le texture sono molto ben fatte su questo trattore, veramente dettagliato, e mi piace già di più rispetto ad altri, agli altri due che abbiamo visto sotto tanti punti di vista. Intanto, se accendiamo le luci dentro, si accende anche tutta la plancia e possiamo vedere il cruscotto che si illumina. E soprattutto, se io dovessi mettere le frecce, ho il segnalatore anche interno. Fuori, ovviamente, non sento il tic 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 perché è normale, ma stando dentro sento il tic tic della freccia. E funziona sia per le frecce sinistra, con l'indicatore verso sinistra, che verso destra. Decisamente un tocco in più rispetto agli altri due trattori. Adesso facciamoci il giro, vediamo un attimo come si comportano le sospensioni e poi come si comporta in campo. Nulla da dire su queste sospensioni, effettivamente. Bello il motore, molto cattivo. Decisamente un piacere da guidare anche da dentro questo trattore, a differenza di altri due. Quindi facciamo la prova in campo, vediamo come si presenta. Sospensioni perfette, direi. Tutto molto bene. Ha anche una bella velocità per essere un trattore, insomma, intermedio. Decisamente non male. Questo potrei anche portarlo nella mia serie, perché non mi dispiace. Vabbè, non è proprio un John Deere effettivo, completo, insomma, il colore, ci mancano alcune cose, alcuni dettagli, ma io conto sul fatto che comunque verranno implementate sicuramente in futuro, perché anche questo trattorino si trova all'interno della cartella mod dentro al gioco, e quindi le mod che finiscono lì dentro di solito vengono portate fino alla fine. Dunque, qua in mezzo al campo, da qualche parte, abbiamo il nostro 61,15 che sta lavorando. Vogliamo bloccarlo e vedere effettivamente se mostra segni di sporcizia. Nessun segno di sporcizia. Quel riflesso, Dio mio, non si può vedere, ragazza. Ma che cavolo c'hai in testa? Veramente non ti si può vedere neanche a te. Comunque, io direi che, ragazzi, se devo scegliere tra i tre John Deere che ho visto quest'oggi, beh, il 74,30 è quello che scelgo. 70,30, 75,30, chiamatelo come volete. Mancano alcuni dettagli, ma si può migliorare decisamente. E direi che così posso anche concludere questa puntata sui trattori John Deere di Farming Simulator. Come ho già detto precedentemente, deve essere la maledizione di John Deere su Farming Sim, perché non c'è un trattore che sia completo dall'inizio alla fine, ma con una marca John Deere. Io direi che questo è tutto, ragazzi. Vi ringrazio per l'attenzione. Se vi è piaciuto, lasciatemi un like, spolliciate un po' di qua e di là, condividete e lasciatemi un commento. Fino al prossimo episodio, io sono Mike senza nome, passo e chiudo, e buona giornata.